Qui siamo all'Argentiera, in provincia di Sassari. Praticamente è un'antica cava dove estraevano l'argento. È stata chiusa negli anni 60, quindi è un paese completamente abbandonato. Le persone vengono a farsi il bagno e da qui vedo che c'è un piccolo bar e null'altro. Qui una volta c'era la chiesa dove probabilmente le persone venivano a pregare quando vivevano qui. Adesso siamo arrivati ad Alghero, sempre in provincia di Sassari, in Sardegna. Quelle sono le vecchie mura, stiamo per andare a visitare. Qui ci sono le barche con il porto, piccoli bar sul lungomare. Un poco ricorda Barcellona, ci sono le navi che da qui a Porto Torres portano proprio lì. Adesso siamo sul trenino che ci porta al centro di Alghero, all'interno delle mura. Così possiamo vedere tutto il centro storico, così senza che i bambini si stanchino. Effettivamente somiglia un po' come fatto Esatto. Siamo al centro di Alghero, il centro storico. Abbiamo preso il trenino, poi siamo scesi e adesso abbiamo deciso di fare una passeggiatina a piedi. Fa caldo, però per fortuna il vicoletto è stretto e quindi si sta abbastanza freschi perché i palazzi fanno ombra. Ci sono un sacco di ristoranti, molto si sente l'influenza della Spagna, sangria, paella e anche diverse pizzerie pseudo-napoletane. Questa è la famosa spiaggia della Pelosetta, località Stintino, provincia di Sassari, in Sardegna. Ci hanno detto che bisogna prenotare, le persone vendono gli stuoini perché non si può prendere sabbia negli asciugamani. Lì c'è una torre antica e vediamo se ci fanno entrare, perché ho provato a prenotare online, ma non ci danno nessuna possibilità di farlo. Questa è la spiaggia della Pelosa, provincia di Sassari, località Stintino, in Sardegna. La sabbia è talmente sottile che praticamente chiedono di usare degli stuoini prima di mettere l'asciugamano a terra, altrimenti ve la portate via. Buongiorno, siamo ancora in Sardegna, a Porto Torres. Questa è la Basilica di San Gavino. Devo dire la verità, mi aspettavo che Porto Torres fosse più carino. Immaginavo fosse un borgo antico, come Castelsardo o come Alghero. Invece è tutto molto nuovo, non c'è niente di storico, a parte appunto questa basilica. È fatta in pietra calcarea, sembra, non lo so, tufo, anche abbastanza rovinata, è molto grande. Vicino ci dovrebbero stare anche delle reperti romani. Dopo andiamo a vedere perché c'è ancora tempo prima che prendiamo la nave, quindi potremmo farlo. Qua ci sono queste colonne, la parte di dietro della chiesa.